Pasito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale, con vitamina C, magnesio e zinco taurato, nelle migliori farmacie e parafarmacie, oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Buonasera, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento settimanale qui dalla sede di Soverato con il nostro 60 News. Stare bene con se stessi, volersi bene, essere in armonia con il proprio corpo, con la propria mente, ecco, sono fasi della vita che hanno un'unica esigenza, la salute completa dell'individuo. Di questo e di altro parliamo insieme al dottor Ugo Cotilli. Buonasera dottor Cotilli, medico estetico, dietoterapeuta, esperto di medicina naturale. Ecco, io vorrei partire proprio da una domanda, che è un argomento di cui spesso sento parlare, vale a dire medicina estetica e chirurgia estetica. Spesso si fa confusione, ma credo ci sia una differenza sostanziale. Ecco, partiamo da qui. Sì, c'è una differenza importante. Io vengo dalla scuola del Fate Bene Fratelli di Roma di medicina estetica, che è una scuola quadriennale post-universitaria, perciò una scuola molto seria e professionale. Diciamo che la grande differenza tra la medicina estetica e la chirurgia estetica è che il chirurgo estetico opera con il bisturi e in pratica interviene con degli interventi veri e propri, nel senso lifting, mastoplastica, additiva, magari anche degli altri interventi come l'addominoplastica, però può fare anche interventi di medicina estetica. Il contrario invece, il medico estetico ha degli interventi che sono molto più blandi, nel senso che si occupa della prevenzione dell'invecchiamento e del trattamento dell'invecchiamento attraverso o delle piccole iniezioni di acido ialuronico, anche una volta si usava il collagene per prevenire l'invecchiamento e trattare anche le rughe, oppure con dei peeling che sono superficiali, medi e profondi, per anche agevolare il rinnovamento dermico, cioè migliorare l'aspetto della cute, trattare le macchie, l'acne, oppure anche dei trattamenti meno invasivi per esempio migliorare la cellulite, il grasso localizzato, migliorare anche la circolazione con degli interventi sempre iniettivi. Qualche medico estetico si spinge anche a fare delle piccole o liposculture o dei piccoli trattamenti magari un po' più invasivi, però la grande differenza è proprio che il chirurgo estetico esegue degli interventi veri e propri, cioè di trasformazione
o di aggiunta, per esempio come nel caso per esempio anche in alcune zone del corpo, per esempio per delle deficienze, oppure magari per cambiare anche la forma del naso, cioè, invece il medico estetico ha proprio dei piccoli trattamenti soltanto correttivi. L'ha spiegato correttamente, ma può accadere che ad esempio per ottenere il risultato ottimale le due discipline possono essere associate? Come no? Io collaboro con molti chirurghi plastici, nel senso che io, occupandomi di dietologia e di medicina estetica, io magari posso in una prima fase, come posso dire, adottare uno stile dietetico dimagrante o per delle problematiche particolari, utilizzare le mie tecniche per migliorare la cellulite o aiutare in alcune zone di adiposità localizzate, migliorare qualsiasi tipo di inestetismo, e però arrivo fino ad un certo punto. Quando per esempio la persona è dimagrita e non riesce a dimagrire oltre, oppure c'è un rilassamento cutaneo, o magari la cellulite è di vecchia data e ormai alcune zone del corpo non possono essere più migliorate con anche il maggior dispendio di energia o anche tutta la volontà, il chirurgo, io dico sempre, va a, come posso dire, a mettere la ciliegina sulla torta, nel senso che io con le mie pazienti parlo in questo modo: bisogna prima stare bene con se stessi, mangiare bene, fare attività sportiva, arrivare con le diete e con tutti i trattamenti meno invasivi fino ad un certo livello. Quando ci si è impegnati e magari non si può fare oltre, oppure magari in qualche caso una persona vuole cambiare qualcosa di se stesso senza esagerare, il chirurgo plastico o estetico, chiamarlo nello stesso, quasi la stessa cosa, interviene e migliora quell'aspetto che non si è riusciti a migliorare. Ecco, dopo questo periodo particolarmente difficile che abbiamo trascorso tutti noi con i mesi, questi mesi insomma in cui siamo rimasti confinati in modo di lockdown, come appunto si chiama, come si è chiamato, quanto è aumentata la richiesta da parte delle persone, donne e uomini, perché anche uomini ovviamente la medicina estetica è anche maschile, quanto è aumentata appunto la richiesta di... Sì, diciamo che la maggiore richiesta anche tra amici e pazienti è che si sia preso qualche chiletto, sicuramente stando fermi, anche se io dicevo sempre che ogni occasione può essere sfruttata e magari ci si poteva rilassare, è vero che magari anche preparando qualche manicaretto in più, però si poteva praticare anche attività fisica anche a casa, sì, perciò certo. Ci si poteva fare attenzione se una persona avesse voluto mantenere il proprio peso o anche il proprio allenamento. La maggior richiesta è nel dimagrimento, chiaramente, nel magari fare qualche trattamento anche per vedersi e stare un po' meglio, perché magari una persona dopo questo lockdown magari è stato anche qualcuno un po' più ansioso, magari si è formata anche qualche piccola rughetta in più, certo. Magari anche il viso un po' più spento perché ha potuto utilizzare meno i trattamenti estetici anche dall'estetista, e perciò magari qualche peeling in più, qualche biostimolazione, che sono queste piccole iniezioncine che io faccio con acido ialuronico e aminoacidi, che servono ad idratare in profondità la pelle e a dare un po' più di tono, prevenire l'invecchiamento e mantenere il normale invecchiamento. Oppure qualche correzione delle rughe con acido ialuronico legato in una maniera un po' più corposa, che serve a sollevare le rughe e rimane il risultato un po' più nel tempo. E poi qualche peeling per rinnovare lo strato epidermico, dare un po' più di luminosità ed eliminare qualche piccola imperfezione di macchie o di rughe sottili. Questi sono i trattamenti che si eseguono senza cambiare i connotati, dare una maggiore freschezza e luminosità al viso senza intervenire in maniera proprio esagerata. Ecco, cosa non funziona adesso a proposito di questo? Spesso vediamo personaggi, soprattutto pubblici dello spettacolo, sì, con queste labbra, come si suol dire, a canotto, con questi zigomi troppo rimpolpati. Cosa non ha funzionato in quel caso? Allora, io non amo questo tipo di trasformazione.
Io amo il paziente che vuole bene a se stesso a 360 gradi, nel senso tu devi arrivare alla medicina estetica, ma prima migliorando l'estetica interna del corpo attraverso l'alimentazione, l'idratazione, il benessere psicofisico, meditazione, attività sportiva, perché anche il corpo all'esterno è il rispecchio, rispecchia il benessere interiore. E chiaramente i trattamenti esagerati, chiaramente se il paziente me lo chiede, io lo informo, non è la mia, non è il mio trattamento preferito, però magari lo devi anche seguire, anche indicando quali sono i rischi. Chiaramente quando si vede queste trasformazioni si è esagerato, sia da parte medica, sì, perché magari non si sono rispettate le proporzioni, ma sia nella richiesta del paziente, perché chiaramente l'occhio umano è abituato a capire la normale fisiognomica e all'occhio viene già automatico capire che c'è qualcosa che non va, che non rispetta i tuoi parametri, le tue misure, le tue forme, e perciò quando si esagera è difficile che tu abbia quegli zigomi esagerati o quelle trasformazioni, perché non lo inganni l'istinto umano. E perciò qualche volta, come ho detto in qualche altra intervista, si rischia, cercando di ringiovanire o di migliorare, ma di peggiorare. Perché? Prima di tutto che il corpo lo manifesta la proprietà in altre zone, ed è difficilissimo essere perfetti, certo, perché puoi magari migliorare il viso, ma già delle rughe del collo o delle mani già tradiscono, a meno che tu non sia una persona a 360 gradi che si occupa alla perfezione della propria estetica. E perciò qualche volta quell'esagerazione innesca una reazione nella persona di chi ti guarda, non una bella reazione, perché rischi non solo di non apparire più giovane, certo, ma trasformato, cioè diverso dai canoni tradizionali, e non si raggiunge un bellissimo obiettivo. Sembra quasi che abbiano cambiato i connotati. Sì, sì, che sia successo qualcosa, che sei gonfio, certo, per qualcosa, oppure c'è stata qualche trasformazione. Io dico sempre, è meglio fare qualche trattamento in più nel tempo e anche allungare le frequenze, perché io guadagnerei di più facendone di più ed esagerando anche nelle quantità di quelle che utilizzo. Però io dico, iniziate con queste piccole punturine che sono delle biostimolazioni con un ago sottile, idrati e previeni e tratti tutto il viso in modo graduale, e piano piano il viso ringiovanisce. In qualche zona correggi le rughe, perché magari dai delle piccole puntellature, cioè perché questi trattamenti, i filler, sarebbe i riempitivi, sì, durano un po' di più nel tempo e aiutano nelle rughe nasogeniene, un po' negli zigomi, nelle glabelle, danno un po' più di tono senza esagerare. Questo trattamento fa sì che nell'arco magari di 4-5 mesi inverti l'orologio biologico in modo naturale, mantieni un viso sano, elastico, morbido, più luminoso, e piano piano fanno questi commenti alle mie pazienti: ma ti vedo più riposata, stai bene, cosa stai facendo? Questa è la cosa più bella, non è che, certo, ti dicono cosa hai fatto, cioè dicono: ma ti vedo bene, hai dormito di più, stai facendo attività fisica, mangi meglio, un miglioramento, un vero cambiamento, che rispecchia, certo, un cambiamento interiore, perché tu vai a nutrire le cellule della pelle e loro si mettono a lavorare in maniera naturale, combattono i radicali liberi, perché l'acido ialuronico contrasta proprio l'invecchiamento in modo naturale, idrata in profondità la pelle, la distende e corregge piano piano sia il formarsi delle nuove rughe e fa regredire quelle già formate. Ma fino a che età si può intervenire in questo senso? Nel senso che poi, oltre, non so, a 70 anni, addirittura noi vediamo sessantenni che magari dimostrano 20 anni di meno. Come no? E succede spesso. Certo. Fino a che età si può intervenire? Allora, non si ha età, perché se lo spirito è giovane
è una settantenne, perché l'altro giorno ho visto in televisione, non mi ricordo, quell'attrice, quella di Via col Vento, 103 sì. anni in bicicletta, ed è una cosa, un qualcosa di scioccante, no? Sì. Perciò se lo spirito è giovane e tu affronti la vita in maniera positiva, tu puoi farlo qualche trattamento. Cioè, invece è sgradevole vedere quelle donne anche di 70 anni che hanno fumato, mangiato male, che hanno fatto attività fisica e magari si sono fatti lifting o magari hanno fatto dei riempitivi, che vedi alcune zone tirate e alcune zone di pelle invecchiate, come il loro naturale processo di decadimento. Allora questa accoppiata non è gradevole. Preferisco vedere più un viso uniforme, invecchiato in maniera graduale, che non questi contrasti. Certo. Perché quando vedi un viso tirato dal lifting e vedi le mani che magari non trattate, l'età anagrafica la capisci subito. Ovviamente, al volo, proprio, ti viene, e questa dicotomia, cioè questa differenza che percepisce l'occhio, è sgradevole. Certo. Secondo me è molto meglio vedere un viso invecchiato con le sue rughe, un classico operaio, un marinaio che lavora, che si è invecchiato, che ti dà l'idea del lavoro, che poverino, magari non poverino, cioè ha fatto il suo lavoro in maniera egregia, che ha avuto il suo tra virgolette effetto collaterale del suo lavoro in maniera naturale, che non una persona che ha cercato di trasformarsi. Come opera, diciamo, il medico estetico, cioè la prima visita, come si svolge ad esempio? A noi hanno insegnato una visita veramente lunga, e io anche per la visita dietologica impegno tanto del mio tempo nella visita, perché io compilo una cartella clinica vera e propria, nel senso che parto dai dati, poi chiedo il fisiologico, l'anamnesi fisiologica, di come si digerisce, di come si dorme, di come si sta di umore, se si mangia per nervosismo, il ciclo, la menopausa, l'attività fisica, la storia del peso, tutte queste anamnesi fisiologiche. In più indago il passato patologico per sapere da piccoli bambini se stati bambini allergici, allattati al seno, le patologie, tutto quanto l'excursus patologico, e poi negli ultimi anni di cosa si è sofferto, per avere proprio un quadro clinico completo, sia per la dieta, per la medicina estetica. Io mi occupo di intolleranze e allergie alimentari, faccio un test proprio sul sangue per sia trattare i disturbi gastroenterici, ma qualsiasi tipo di patologia, shock anafilattici, allergie vere e proprie, mal di testa, qualsiasi tipo di patologie. E anche per la medicina estetica l'escurso storico per me è importante, perché in questa scuola molto professionale ci hanno insegnato che prima devi conoscere il passato del paziente per qualsiasi tipo di disturbo, perché tu devi sapere chi hai di fronte, perché anche per un trattamento di medicina estetica, se una persona tra virgolette ha qualche disturbo di ansia, di depressione, la medicina estetica non va a correggere questo disturbo, perché qualche volta per eccesso di ansia o di disturbi dell'umore magari si rischia, mi faccio la punturina, mi faccio la correzione delle rughe e sto meglio. No, io individuandola, occupandomi anche a 360 gradi di medicina naturale e medicina estetica, magari inizio anche con qualche prodotto di medicina naturale per migliorare il tono dell'umore, e dico di sfruttare il periodo anche di trattamento terapeutico naturale, non solo farmacologico, perché io non elimino i farmaci, li accoppio, e in qualche caso magari si può anche variare la terapia, ma nessun prodotto, sia naturale omeopatico, deve essere tenuto a vita, perché poi si deve sfruttare quel periodo per cambiare se stessi, stare meglio, per modificare il proprio atteggiamento emotivo, sociale o di ambiente che ti ha portato a quel disturbo, perché quella è la vera guarigione, non utilizzare un prodotto in sostituzione del vero cambiamento. Certo. E allora io dico, sì, il trattamento estetico lo puoi fare, però devi analizzare se tu stai bene con te stesso. Ovviamente. E allora io indago dal punto di vista psicologico, di alimentazione, di stile di vita, per cercare di dare un aiuto globale. Dopodiché
Chiaramente il trattamento, dopo che ho compilato la cartella clinica, io visito il paziente dal punto di vista proprio dell'esame obiettivo, valuto la pelle, la cellulite, la postura, i centimetri, il peso, valuto la massa magra, la massa grassa, il grasso viscerale con una bilancia particolare, poi la pressione, magari l'auscultazione quando c'è bisogno, il classico medico, la visita medica. E dopodiché, tracciando tutti questi, utilizzando tutti questi dati, si dà un inizio di terapia. Chiaramente, se la persona ha bisogno di qualche prodotto, sia per qualche disturbo rilevato, sì, o per modificare la propria terapia, perché in qualche disturbo minore oppure non cronico, però anche quello in qualche caso, si può provare a sostituire la terapia cambiando il proprio peso, lo stile alimentare, qualche abitudine di vita, anche sostituire con qualche prodotto naturale. Io sono medico e la farmacologia, io anche facendo medicina naturale, non è che la sostituisco, solo in alcuni casi particolari, quando si ha veramente voglia, si può provare a interagire con le terapie naturali e in qualche caso, anche cambiando veramente qualcosa di importante della propria vita, si può anche provare a sostituire, come nel caso di qualche volta della pressione alta, anche sempre avvisando il medico che è in cura. Certo. Sempre in maniera molto graduale e con molta grande cautela. E poi si prescrive magari la dieta. Io sono esperto, io prima di fare medicina, io ero proprio appassionato, oltre che di medicina naturale, di alimentazione, di prevenzione della salute attraverso lo stile di vita alimentare e attraverso anche l'attività sportiva. E con l'alimentazione veramente si fa tanto, esistono tantissime branche che sono la nutriterapia, perché si mette al primo posto il valore terapeutico di ogni alimento, e se noi veramente utilizzassimo le grandi proprietà che ci sono nei nutrienti e in ogni cibo, veramente staremmo veramente molto molto bene e veramente ci ammaleremmo molto molto di meno, perché ormai è stato provato che il grasso promuove un'infiammazione cronica giornaliera. Proprio questo grasso che ti porti dietro, oltre che appesantire le tue strutture, la pressione, il cuore, porta proprio un'infiammazione cronica, e il corpo deve combattere questa infiammazione cronica e ci difende meno dagli agenti esterni, i virus, i batteri e le patologie. E perciò già avere un peso ottimale e mangiare bene e utilizzare i nutrienti come dei proiettili contro le nostre patologie, avremmo molto meno di parlare di patologie. Questa è la mia passione vera e propria, lo faccio su me stesso, sulla mia famiglia, e veramente sono orgoglioso di quando ottengo questi risultati, sia con me stesso e con gli amici e con i parenti e con i pazienti. Certo. E questo, guardi, è la base di tutto, che certo, metto al primo posto, perché noi siamo ciò che mangiamo, e anzi io l'ho cambiato, saremo ciò che mangiamo e che mangeremo, certo, perciò anche in un futuro, cioè non solo nel presente. Noi dobbiamo già pensare al futuro di quello, come noi lo dobbiamo imparare attraverso l'educazione alimentare a livello cronobiologico e anche in un futuro. Questo è il massimo. Questo è l'aspetto fondamentale, certamente l'alimentazione, adesso ne parleremo, anzi su questo mi vorrei proprio soffermare, perché come dicevano, siamo, saremo ciò che mangeremo. D'altro canto, Ippocrate, il padre della medicina, oltre 2000 anni fa, avevano già capito, diceva tutto. Che fa che in modo che il cibo sia la tua medicina, quindi è importante. Solo che adesso come si concilia tutto questo? Perché è importante, l'alimentazione è alla base di tutto, di ogni stile di vita salutare, salubre. I tempi moderni che ci impongono dei ritmi veramente stressanti, ma anche il fatto che non i cibi genuini veramente al 100% è difficile anche trovarli, purtroppo abbiamo l'inquinamento a tutti i livelli, a tutti gli stadi, sì. Dobbiamo mangiare molta frutta e verdura, però noi sappiamo che la frutta e la verdura vengono trattate, eccetera. Come si concilia tutto questo? Perché tutti noi vorremmo veramente poter mangiare sano, perlomeno chi davvero segue un certo stile di vita e ci crede soprattutto. Certo. E a volte però davvero risulta complicato, anche il discorso, come dicevo, dei ritmi, perché è vero che durante i mesi del lockdown abbiamo avuto tempo magari di selezionare, abbiamo avuto tempo di andare a fare la spesa, di prediligere i prodotti di stagione,
di cucinare anziché certo. magari utilizzare cibi precotti. Forse qua al sud ancora ci si salva da questo punto di vista, no? Perché c'è proprio una cultura del cibo, come no? Del preparare il cibo. Allora, però io dico, è difficile a volte. Sì, no, però ci sono dei piccoli accorgimenti che ci possono aiutare. Allora, sicuramente la base di tutto è l'educazione alimentare, che ormai noi abbiamo un grande strumento che è il web, che ci può aiutare ad educarci, anche se bisogna saper filtrare le notizie e andare magari su siti professionali e cercare di avere un'attenzione. E quello ci può aiutare anche come delle basi generali. Sicuramente il professionista è quello che ti può aiutare di più. Io faccio questo per passione, ma ci sono tanti professionisti seri dove ti possono dare, non utilizzare per forza lo specialista per la dieta, ma anche l'educazione alimentare. Io mangio in questo modo, dottore, mi dia una dritta o mi dica se mangio bene o come seguire delle linee importanti che mi possano portare al benessere, alla prevenzione. E questi sono due aspetti fondamentali. Dopodiché, avendo queste basi culturali, il biologico, da questo punto di vista, l'inizio del biologico ha dato una grande spinta verso sia l'educazione alimentare e sul cibo sano e sulla prevenzione alimentare. Perciò il biologico, il sano, il vegetariano, il vegano, sono state tutte delle mode, tra virgolette, che però sottintendono un'attenzione particolare al cibo per la salute. Bisogna sfruttare anche queste spinte. Per esempio, negozi bio sono importanti anche per capire cosa c'è nel cibo e ha spinto ad informarsi sulle etichette, sulla stagionalità e sugli ingredienti, sugli additivi e sui conservanti. Basta informarsi, perdere un po' di tempo quando si va a fare la spesa. Un'altra cosa importante è la stagionalità, certo. Leggere e imparare l'etichetta, sì. Sapere cosa sono conservanti, additivi e cancerogeni di sostanze, ma la varietà è importante. La varietà è veramente importante, anche, io lo dico sempre, anche scegliendo un'acqua minerale, un prodotto che ti fa impazzire, che piace, devi cambiare la marca, il tipo di prodotto, perché se ci fosse una sostanza inquinante o che non va bene, tu la prendi in modo ripetuto, certo. E la ripetizione è quello che fa male. In più, se non vari una sostanza, il nostro corpo ha bisogno di tantissimi nutrienti, non ci sono gli alimenti completi, e variare, a seconda della stagionalità, la natura ti mette a disposizione le sostanze che servono in quella stagione e sono molto più ricche di quelle sostanze. E costano di meno e sono meno ricche di conservanti, additivi e pesticidi e fitofarmaci. In più, variando, tu hai vitamine, sali minerali, nutrienti in maniera diversificata e la persona e l'organismo ha tutte le pallottole per difendersi dagli agenti esterni, perché noi ogni giorno combattiamo i radicali liberi, che sono delle sostanze che noi produciamo già solo respirando, oppure quando utilizziamo i processi digestivi, enzimatici, una frittura, delle sostanze tossiche, noi produciamo queste molecole impazzite che si producono dall'ossidazione, cioè attraverso l'ossigeno, che sono delle biglie impazzite che vanno a rubare elettroni nelle membrane delle cellule. E provocano dei danni, invecchiamento, danni al DNA, e il nostro corpo li deve riparare perché a lungo andare possono trasformarsi in patologie croniche e anche tumorali. Perciò le sostanze antiossidanti che noi prendiamo dalle vitamine, da sali minerali, da tantissime molecole e alcune più importanti, proteggono da questi ossidanti e ne abbiamo bisogno ogni giorno. Le sostanze, gli alimenti che ne contengono di più sono la frutta, la verdura, certo. E anche altre sostanze. Più sono ricche e più stagionali, più fresche, più biologiche, e più abbiamo a disposizione questi scudi. Certo. E perciò bisogna variare, perché non solo una molecola, ce ne sono alcune che ne contengono molto di più, ma in ogni sostanza, qualsiasi, contiene un alimento importantissimo e un nutriente. Questo è fondamentale. E poi, altre basi dell'educazione alimentare, come mangiare a livello cronobiologico, perché a livello cronobiologico noi siamo portati a
avere un metabolismo più alto nella prima parte della giornata, perciò bisogna mangiare di più nella giornata appena si sveglia, bisogna idratarsi, quindi la colazione, iniziare con l'idratazione perché siamo disidratati da 8-10 ore di sonno, prendere degli alimenti non manipolati dall'uomo come la frutta o delle crudité, perché è stato provato che un alimento manipolato dalla confezione, dall'industria o dalla cottura innesca una reazione di protezione dell'organismo perché non lo riconosce come naturale, perciò se tu invece inizi con un alimento naturale come la frutta o prima di pranzo, prima di cena con delle crudité, sono riconosciute a livello evolutivo e non innescano una reazione allergica, io faccio questo con i miei pazienti, e predisponi e inizi già una buona digestione in maniera naturale, fisiologica. Quindi dopodiché, l'insalata prima del pranzo, appunto, o la frutta prima di colazione, o una spremuta, un frullato, una centrifuga. L'acqua al primo posto durante la giornata non deve mai mancare, o cibi che contengono molta acqua, e poi la frutta e poi della sana colazione, ma anche abbondante, perché è il pasto più importante. Dopodiché qualche piccolo spuntino per non avere i cali di zuccheri, sempre in modo sano e naturale, senza molte calorie. Poi in ogni pasto il 50% deve essere fatto da fibre crude, crudité o insalate o verdure cotte. Un piatto unico magari in questo periodo tra carboidrati e proteine, e la sera andare meno carboidrati e proteine più sane. Poi, se ci sono dei problemi particolari di sovrappeso o di cattiva digestione, io adotto dei sistemi, io mi permetto di dire che ormai posso far dimagrire qualsiasi persona, perché ho adotto un programma proprio fisiologico di riprogrammazione metabolica e anche a livello corporeo. Quindi che partendo sul metabolismo, sì, proprio. Io cambio completamente, ma non io, utilizzo i sistemi della medicina naturale, perché io, oltre che aver fatto la laurea in medicina, sono esperto in dietoterapia e nutrizione clinica, in medicina omeopatica e omotossicologia, che sono delle branche naturali, e fitoterapia, e medicina funzionale, oltre che la scuola di medicina estetica, e ho adottato tutto il sistema fisiologico e naturale per invertire il metabolismo bloccato o magari che ha iniziato un processo di rallentamento metabolico, di invecchiamento, per invertirlo. E attraverso questa esperienza ormai più che ventennale, parto dall'alimentazione che ha il paziente, con i suoi errori o di eccesso o di cattiva di abitudine alimentazione, mi avvicino molto alla sua alimentazione e inverto proprio e riprogrammo il metabolismo, facendo un programma proprio di rieducazione alimentare e di metabolismo, e lo porto attraverso delle fasi di riduzione graduale a sviluppare un aumento del proprio metabolismo. Quindi non perciò è una dieta, ma è proprio una, riprogrammazione, nel senso che non è una dieta in vera e propria. Per questo io mi piace il termine dietoterapia, perché utilizzo gli alimenti per riprogrammare il corpo partendo dalla sua dieta, perciò non è che faccio grandi cambiamenti. Piano piano lo riprogrammo come andare in palestra, rieduco, riduco il grasso, mantengo e sviluppo la massa muscolare e risveglio il metabolismo. E perciò qualsiasi persona può dimagrire, ringiovanisce dal punto di vista metabolico, migliora dal punto di vista estetico, perciò io lo utilizzo anche alla medicina estetica, riaffiora proprio la medicina estetica, che è la colonna portante della medicina estetica insieme all'ossatura, e come posso dire, perdere il volume esterno e fare apparire le bellezze estetiche, certo, attraverso uno stimolo all'attività fisica. Io mi piace tantissimo e la pratico, l'attività sportiva, e insegno anche ai miei pazienti, chi non vuole andare in palestra, a praticare anche una mezz'oretta di ginnastica al corpo, e il mio obiettivo è fare nel mio studio riprogrammazione proprio a livello fisico, con insegnare proprio l'attività fisica ai pazienti, le basi, insegnare educazione e fare anche medicina estetica insieme, fare un unico trattamento globale. E si acquisisce così quell'autostima magari che si questo è il mio sogno tempo. E non facendo in un unico appuntamento tre specializzazioni e non spendendo una grande cifra, ecco, questo è il mio sogno, e fare tutto insieme.
E questo è il vero cambiamento, nel senso che tu ti prendi cura di te stesso internamente ed esternamente. Questa è la vera bellezza, certo, a 360 gradi. Allora piano piano affiora, perché tu piano piano impari a mangiare, vedi il tuo corpo che si risveglia, sei più attivo a livello muscolare, migliori le tue funzioni digestive, dormi meglio, ti senti una carica che non ti stanchi mai. Aumenta la muscolatura, se ne vanno i centimetri. Io dico, non andate in giro col peso scritto, ma con la taglia corporea. Io prendo i centimetri. E non c'è una cosa che non va bene facendo questo tipo di stile. E allora è una voglia di cambiare a 360 gradi. Do dei prodotti che aiutano a drenare, ti sgonfi, digerisci meglio. Se hai un problema a livello di umore, attraverso l'alimentazione, questi prodotti naturali ti danno una spinta. Non c'è un aiuto che non si possa dare. Ogni tanto però si può anche sgarrare, nel senso che poi alla fine... Sono il primo che lo faccio lo sgarro. Il dolce, il tanto... Il salato, dolce, il fritto, il prodotto calabrese. Soprattutto in estate magari, no, si eccede, oddio, anche in inverno, magari d'estate si fa un po' più di attività fisica, si sta di più all'aria aperta e come quindi no, magari si smaltisce un po' di più con le attività al mare, insomma, in bicicletta, eccetera. Quindi diceva che anche dal punto di vista economico non è soltanto per pochi, ma può essere per tutti, ovviamente. Sì, sì, a me piace questo tipo di rapporto col paziente, nel senso che deve diventare, come posso dire, deve sentire un aiuto da parte mia, non soltanto una visita e un guadagno economico, nel senso che io lo faccio perché chiaramente ognuno di noi deve lavorare, però mi deve soddisfare il mio aiuto, cioè io ogni persona che ho di fronte devo capire come la posso aiutare, dove sono le sue lacune, dove la posso stimolare, dove devo stimolare di più, dove devo frenare il piede sul freno per non eccedere in alcune cose che ancora non è pronta, per esempio magari una che non ha mai fatto attività sportiva, certo, puoi dire una passeggiata, qualcosa, e piano piano stimolarla. E questo è il mio rapporto. Piano piano, non esagerare con i trattamenti di medicina estetica, a secondo di chi se lo può permettere, con dei trattamenti un po' più economici. Chi se lo può permettere, magari vuole velocizzare i tempi, lo può fare, però senza esagerare in nessun campo. E chiaramente puoi rispettare anche la voglia anche di sgarrare, come diceva lei, nel senso che una dieta non deve essere una punizione, perché io faccio sport anche perché so, e lo dico ai miei pazienti, che una persona a livello che è inattivo dal punto di vista fisico deve fare una dieta molto più drastica, non si può permettere niente, certo, perché il nostro corpo a livello evolutivo è stato strutturato più per accumulare peso che per perderlo, perché gli uomini primitivi non avevano tutta questa quantità di cibo che abbiamo noi, dovevano accumulare cibo con le riserve e sopravviveva di più chi riusciva ad ingrassare e per una settimana, 10 giorni, riusciva a sopravvivere col cibo incamerato, e perciò si è fatta questa selezione naturale. Adesso noi stiamo, tra virgolette, ammalandoci di più, perché con questa capacità che abbiamo, l'inattività fisica e la grande quantità di scorte a livello alimentare e una cattiva educazione alimentare e i cibi molto più tipo junk food, che grassi saturi, quantità a livello caloriche in piccole quantità che non ti saziano e non danno tempo al corpo di capire la propria sazietà, che succede? Che si ingrassa più facilmente. Invece l'attività fisica piano piano ti permette di stimolare la tua muscolatura, il tuo metabolismo, e ti puoi concedere qualche sgarro in più. E poi io dico ai miei pazienti, quando incominci a perdere 10 kg, significa togliersi 2 bidoncini di acqua da 5 litri che tu ti porti dietro ogni giorno. Certo. È normale una situazione del genere se una persona andasse in giro così? Dice, lo faresti, dico io, andare ovviamente in giro con la busta della spesa o con uno zaino? E allora pensa il risultato che hai di leggerezza sulle articolazioni, sul cuore, sulla tua voglia di fare. E facendo anche attività fisica e sviluppando la tua muscolatura e il tuo benessere. Certo, perché poi è più un motivo salutare, anche estetico naturalmente, ma soprattutto per motivi appunto salutari del cuore, funziona meglio, la circolazione, la microcircolazione, tutto, eccetera, tutto, eccetera.
Bene, dottor Cotigna, noi abbiamo terminato quasi la nostra discussione, ci dia soltanto una ricetta estiva, un qualcosa che possiamo davvero mangiare, che non ci fa, come dire, che ci fa stare bene, qualcosa proprio di estiva, cosa ci vuole consigliare? Ma di extra o di sano o di sano, piacevole? Ma è anche di extra, diciamo di extra, il gelato lo possiamo mangiare, voglio dire. Guardi, l'estate il massimo, in effetti, con la voglia di fresco, sono il gelato, le granite, per esempio, facciamo questo. Qui ci sono degli ottimi luoghi anche dove si gusta. Sì, certo. Magari fare, per non togliersi, per togliersi lo sfizio e non avere il senso di colpa, si può accoppiare un cibo magari più calorico con uno meno calorico. Una bella accoppiata potrebbe essere a pranzo prendere il gelato e unirlo con della frutta, una macedonia di frutta con un po' di gelato. Per questo caso prendi delle vitamine, dei sali minerali e ti dà senso di sazietà. Prendi il gelato, però non in quella grande quantità che ti può fare assimilare delle calorie. Ma questo in sostituzione del pasto? Per sostituire un pasto. Non sono grandi calorie, non ti appesantiscono, togli la voglia del dolce ed è anche fresco, e questo è un bel sostituto di pasto. Certo. Poi fare delle belle insalatone, per esempio magari che si possono unire cereali, proteine e fibre e fare dei bei pasti. E poi anche quando ci si toglie lo sfizio di una pizza, di una frittura, il trucco è compensare nello stesso giorno mangiando meno nell'altro pasto, farsi una bella passeggiata e non esagerare. Se si toglie il gusto di una pizza, non accoppiarci il fritto o il dolce. Certo. Se si toglie lo sfizio di un fritto, metterci una bella insalata mista, non mangiare il pane e non prendere... Cioè, non esagerare nelle porzioni extracaloriche, certo. Compensare nello stesso giorno, masticare molto e fare un po' di attività fisica nella stessa giornata e magari compensare un giorno prima e un giorno dopo, e ci si può togliere tutti gli sfizi del mondo. Bene, poi bastano davvero pochi accorgimenti di cui siamo poi tutti a conoscenza, però spesso non li attuiamo, quindi cerchiamo, insomma, mangiamo anche in modo disordinato e conduciamo proprio una vita disordinata con quello che ne consegue. Poi potremmo stare ancora qui a parlare di alimentazione, le combinazioni, appunto gli abbinamenti sono importanti. Quando mangi la carne, evita di mangiare magari il formaggio, certo. Cioè, o la pasta con le patate o con il pane. Comunque sono cose che solitamente conosciamo e dovremmo impegnarci di più, insomma, a metterle, sì, in atto. Allora, grazie per i grazie suoi consigli, voi. E grazie anche ai nostri telespettatori per averci seguito. Saluto ancora il dottor Ugo Cotigli, medico estetico, dietoterapeuta, esperto in medicina naturale. Buona serata e al prossimo appuntamento. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Espacito. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189
oppure al 338 22 78 144. REAT ADSL.